E allora, come vi dicevo, in questa mattina andremo a Trieste, tra qualche istante ci collegheremo con il Vescovo Emerito di Monreale, Monsignor Michele Pennisi, ma prima, grazie ai colleghi di Teledeon, possiamo andare proprio a Trieste, quasi in presenza, dove lo ricordiamo, mercoledì scorso si è aperta la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, 900 delegati di diocesi, associazioni, movimenti e buone pratiche provenienti da tutta Italia. Allora, ascoltiamo in questo collegamento le interviste a Monsignor Luigi Renna, a Monsignor Giuseppe Satriano, alla professoressa Annalisa Caputo e all'assessore alla cultura del comune di Andria, Daniela Di Bari. Sì, grazie per la linea. Dicevate bene da studio con il discorso del Presidente della Repubblica. Si è aperta ufficialmente la 50ª settimana sociale dei cattolici italiani. Qui accanto a me, Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania e Presidente del Comitato Scientifico e Organizzatore di questo importante appuntamento. Intanto, ben trovato, Eccellenza. Grazie. Allora, che settimana sarà? Quali sensazioni? È una settimana nella quale possiamo dire Trieste diventa il luogo di incontro del popolo italiano, dei cattolici italiani, che hanno a cuore tutto il paese, l'Europa, il mondo. Significativi sono i momenti qui dei delegati, significative sono le piazze della democrazia. Possiamo dire che abbiamo una visione molto plastica, molto concreta a Trieste di una chiesa che scende in piazza e dice come si fa carico di tutti i problemi, di tutte le attese del paese, rigenerando tanti ambiti del nostro territorio. Ecco, è una chiesa davvero fatta popolo e Trieste, da questo punto di vista, permette un dialogo che può avere una notevole ricaduta sulla nostra sensibilità sociale e sulla nostra partecipazione alla vita sociopolitica. Grazie, grazie Eccellenza e buon lavoro. Ora, ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato in aeroporto a Bari. C'è una grande partecipazione pugliese a questo appuntamento. Dunque, ascoltiamo le interviste e poi linea allo studio. Eccellenza, che cosa aspettarsi da questa settimana sociale a Trieste? È intanto un momento di grande coesione su un tema scottante che richiede nuove idee e nuove prospettive. Il tema della partecipazione oggi è diventato irrinunciabile. Dinanzi alla disfatta di una politica che registra sempre meno adesione e consenso, per cui la mancanza di persone che vanno a votare ci dice che dobbiamo rimetterci in gioco e soprattutto ritrovare una strada che sia eticamente possibile e valorialmente significativa per ridare respiro alla politica. Lo ha detto il Papa anche ai grandi della terra. E sarà bello potersi ritrovare insieme per confrontarsi. A proposito di partecipazione, c'è una buona delegazione che dalla Puglia parte per Trieste. Sì, credo che tutti i vescovi abbiano voluto investire su questo momento, ne sentiamo l'urgenza. Ecco perché le delegazioni sono nutrite, nutrite non solo negli elementi che parteciperanno all'ascolto, ma anche per quelle che sono gli stand delle buone pratiche. E abbiamo anche una relatrice che viene proprio dalla Puglia che offrirà dei contenuti significativi all'Assemblea. Lei parteciperà alla settimana sociale a Trieste come relatrice. Si concentrerà soprattutto sulla democrazia. Allora, che momento sta vivendo la democrazia oggi? Beh, dire che la democrazia è in crisi sembra semplicemente una tautologia sotto i nostri occhi, però quello che si tenterà di fare a Trieste non è tanto un'analisi sociologica o politologica, ma un lavoro su di noi, perché in fondo la democrazia siamo noi, quindi se è in crisi la democrazia probabilmente è perché tutti e ciascuno stiamo vivendo un periodo difficile, no? E si tratta di recuperare le motivazioni rispetto al nostro vivere insieme. In realtà al centro del discorso di Trieste, prima e più che la democrazia, ci sarà il senso di partecipazione. Nella misura in cui noi recuperiamo il senso di essere parte a una trama comune, a un disegno comune, e ciascuno di noi è chiamato a parteciparvi, evidentemente anche la democrazia prima o poi crescerà, forse anche in maniera diversa, inaspettata. Come ritornare ad essere comunità, secondo lei?
Una cosa di cui cercheremo di parlare soprattutto domani è la necessità di ripartire in prima persona, cioè da noi, perché molte volte noi crediamo che l'interesse personale, quello che chiamiamo il bene, no, privato, il bene comune, siano in contraddizione tra di loro, e quindi io, se devo fare del bene agli altri o se devo dedicare del tempo per far crescere una comunità, sembra che debba sottrarre qualcosa a me. Invece, a mio avviso, si tratta innanzitutto di recuperare questo equilibrio e comprendere che se io cerco la mia felicità e se io riesco a star bene io con gli altri, pian pianino anche la comunità ritroverà il senso del noi, il senso della bellezza, il senso sì, proprio della bellezza dello stare insieme. A Trieste si tratta di politica anche, tra gli altri temi. E la politica decide di partecipare alla settimana sociale. Lei infatti è l'assessore alla bellezza del Comune di Andria. Perché? Perché diventa importante. Diventa importante sviluppare questi percorsi, diventa importante ascoltare ed essere presenti, partecipare appunto. Al cuore della democrazia è il titolo, con i temi fondamentali tutti della partecipazione. Trieste sarà invasa da piazze del sapere e gazebi che man mano alimenteranno tutto questo discorso di discussione e partecipazione, temi che alla politica devono fare non solo riflettere, ma su questi temi la politica deve alimentarsi continuamente per creare quel legame fondamentale con la comunità. Diventa necessario questo percorso di crescita comune per trovare quei punti di dialogo e per lavorare su temi importanti che possono essere crescita delle comunità. Grazie al collega Luca Ciciriello di Teledeon, poi torneremo più tardi con altri contributi e torniamo a collegarci con Trieste. Ringrazio per la disponibilità e la presenza Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale, che si trova proprio a Trieste a seguire la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia. Buongiorno eccellenza, benvenuto. Buongiorno, bentrovati. Allora, saluti da Trieste. Grazie, alle sue spalle il tema di questa edizione, al cuore della democrazia. Allora, che occasione è questa? È un'occasione importante, è la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, ecco, per cui sono riuniti i rappresentanti delle varie diocesi, dei movimenti, ma anche di tutti i cattolici impegnati in campo sociale. È un avvenimento importante, quest'anno il tema è quello della democrazia, ecco, la partecipazione democratica al servizio del bene comune animata dall'amore. Già altre volte le settimane sociali sono occupate di democrazia, anzi possiamo dire che proprio le settimane sociali sono legate alla democrazia. Il fondatore delle settimane sociali è stato il beato Giuseppe Toniolo, modello di santità laicale e civile, il quale nel 1897 ha sdoganato la democrazia in campo cattolico e poi è stato il fondatore della prima settimana sociale dei cattolici. La settimana dei cattolici vogliono mettere assieme tutti i cattolici che si impegnano per il bene comune, ed è interessante come il beato Toniolo, ecco, diceva che la democrazia, ecco, deve essere una democrazia non formale ma sostanziale, in cui tutte le forze sociali cooperano al bene comune, che è il bene non solo collettivo ma il bene anche della comunità e dei singoli, a vantaggio delle classi inferiori. Quindi in lui troviamo già quella che poi sarà chiamata l'opzione preferenziale per i poveri, perché bisogna fare uguaglianza mettendo al primo posto le classi inferiori, ma lui per poveri non intende soltanto la povertà materiale ma anche quella spirituale, anche le classi meridionali, ecco, sottoposte a un sottosviluppo, tutti coloro che in qualche modo, ecco, sono oggetto di ingiustizia, ecco, i contadini, gli agricoltori, eccetera. E mi pare importante come le... Prego.
Sì, no, eccellenza, no, volevo chiederle se si allontana un po' dal telefono, così abbiamo un'inquadratura. Ok, perfetto, perché a un certo punto l'abbiamo persa. Volevo chiederle, anzi, la ringrazio per aver ricordato e citato il beato Giuseppe Toniolo, fondatore delle settimane sociali, il merito a lui di aver sdoganato la democrazia in campo cattolico. L'ultima tornata elettorale non ha fatto fare, potremmo dire, una bella figura agli italiani. In tanti non sono andati a votare, in tanti non si sono recati alle urne. Questa sfiducia, questo poco impegno, oserei dire anche dei cattolici in politica, lo possiamo in qualche modo recuperare? I cattolici possono recuperare questo senso di appartenenza, la bellezza di mettersi al servizio della cosa pubblica? Certo, la partecipazione non si esaurisce soltanto partecipando alle tornate elettorali, anche se queste fanno parte importante di una democrazia. La partecipazione deve essere qualcosa di carattere corale, sociale, eccetera. Però certamente possiamo dire che dalle ultime elezioni abbiamo una democrazia dimezzata, in cui la metà del corpo elettorale non ha votato, e questo non va bene. Probabilmente anche ci sono stati molti cattolici che si sono astenuti, e questo fa vedere come anche in questo momento i cattolici a livello politico sono irrilevanti. Ecco, mentre negli anni 50 votava il 90-80% dei cittadini, adesso questa percentuale si è dimezzata, e questo non è a favore della democrazia, perché a questo punto rischia di far emergere soltanto alcune minoranze aggressive che poi pensano di rappresentare tutto il popolo italiano. Allora, lei è appunto a Trieste a seguire i lavori di questa 50ª edizione della Settimana Sociale dei Cattolici. La lasciamo appunto ai suoi appuntamenti, la ringraziamo per essere stato con noi, per questo collegamento dalla città di Trieste. Immagino appunto che fino a domenica gli appuntamenti siano tanti, ci sarà da fare comunità, come diceva lei, creare legami, intessere relazioni. La ringraziamo per essere stato con noi, buon lavoro e buona settimana sociale in questi ultimi giorni. Grazie al Vescovo Emerito di Monreale, Monsignor Michele Pennisi. Bene, sono le 8:57, andiamo in pubblicità e poi speriamo, ecco, come dire, incrociamo le dita, perché speriamo di avere il prossimo ospite, perché ricorderemo una persona importante, potremmo dire una delle dei personaggi che hanno fatto la televisione italiana, ma non solo, una persona che era legata anche a San Giovanni Rotondo, al santo di Pietrelcina. Restate con noi.